Vittoria in rimonta e con autorità per il Sora, che supera al Tomei un avversario temibile come il Palestrina San Basilio, dimostrando di aver ritrovato lo smalto dei bei tempi e aumentando, se possibile, il rimpianto di non aver avuto continuità per tutta la stagione. I play-off sarebbero davvero stati alla portata, anche se le quattro sfide che mancano al termine lasciano aperta una flebile speranza. Passano solo quattro giri di lancette e gli ospiti sono già in vantaggio. Perulli da 35 metri calcia perfettamente una punizione che va ad infilarsi all'incrocio dei pali con Roncone, che davvero non può nulla sulla prodezza del calciatore avversario. Il Sora sbanda a causa del gol a freddo e i romani vanno vicini al raddoppio. Al quindicesimo è Navarra a calciare sul primo palo dopo una sponda aerea di Perulli. Roncone però è bravissimo a rifugiarsi in corner. Poi è ancora il duo Perulli-Navarra a farsi vivo dalle parti di Roncone, ancora una volta attento sulla conclusione dell'attaccante ospite. Il Sora comincia a reagire. Al 22esimo una punizione da sinistra di Barone pesca la testa di Lucchese, che è bravo a girare in porta, ma Apruzzese respinge il tiro. A 10 minuti dal termine della prima frazione, Cardazzi va in area servito da terra, all'esterno cerca Branicchi sotto porta, la sfera finisce sui piedi di Castellano che calcia verso Apruzzese ben posizionato. Si va al riposo. L'avvio dei bianconeri nella ripresa è devastante. Dopo 7 minuti dagli sviluppi di un calcio d'angolo di Barone, Branicchi colpisce benissimo la sfera, ma Apruzzese è bravo a respingere. Arriva Lucchese che in tappino non sbaglia. Passano solo 5 minuti ed è ancora Lucchese ad andare vicino alla doppietta personale. Dal limite dell'area raccoglie un pallone volante e in mezza rovesciata prova a beffare l'estremo difensore romano, che però è bravo e devia in corner. Un minuto dopo il Sora trova comunque il vantaggio, Castellano recupera un pallone al limite dell'area, si accentra superando un paio di avversari, l'esterno romano, arrivato tu per tu con Apruzzese, è freddo e lo trafigge con una diagonale raso terra. Al 27esimo il San Basilio va vicinissimo al pari, Deli da fuori area si libera bene e prova il tiro, Roncone è battuto ma è il palo questa volta a salvarlo. Così al 42esimo Cirelli, entrato al posto di Castellano, ruba il pallone ad un ingenuo Anselmi al limite dell'area. Il centrocampista sorano è bravissimo ad entrare e trafiggere per la terza volta l'incolpevole Apruzzese. La gara termina così e domenica la sfida. Per quanto riguarda il Sora, credo che oggi abbia disputato una partita straordinaria sotto ogni aspetto, sotto l'aspetto agonistico, tecnico, motivazioni a non finire. Oggi insomma era un Sora direi straripante, soprattutto presuntuoso, ma nel senso che abbiamo presunto molto dalle nostre possibilità. I ragazzi sono consapevoli e direi che insomma stiamo vivendo un bel momento. Un lungo momento, insomma, stiamo finendo bene. Beh, è un po' come ci è capitato più di una volta, che non chiudendo le partite poi incappi in errori che diciamo poi condizionano tutto quello che di buono era stato fatto insomma nel primo tempo.